Sentite, dato che è un po' più tardi, sì, se vogliamo dire due cose, io stasera sinceramente preferirei che parlassimo un po' tutti insieme perché non è che abbia grandi novità da dire perché del salario già ne avevamo parlato, stasera diciamo altre cose, però cogliamo l'occasione per fare un minimo di compartecipazione maggiore del solito. Anche perché spero di parlare di meno. Ecco, volevo informarvi che io ho preparato solo poca roba, pochissimo per oggi, contento Domenico, perché oggi ci doveva essere la presentazione del libro che doveva uscire con La città del sole sul salario, quindi pensavo di presentare il libro in realtà. Il libro non c'è, però parliamo del salario ugualmente, del salario in termini come non, magari non è stato possibile le altre volte. Se voi avete le slide delle altre volte, insomma vi ricordate più o meno, oppure se ci sono delle domande che l'altra volta non è stato possibile mandare avanti, ecco, facciamolo in una maniera un po' più discorsiva. Io volevo cominciare proprio facendo vedere che è importantissimo riuscire a parlare di salario oggi, in particolare perché uno non se ne parla più, cioè tutti i rapporti lavorativi che sento non hanno la dicitura salario, cioè è sparita pure la parola e quindi il concetto che è quello che qui ci interessa maggiormente. Il salario poi è una dimensione che riguarda soprattutto la possibile occupazione giovanile e quindi questo è un discorso difficilissimo da portare avanti proprio per la precarizzazione realizzata, in cui non solo non c'è più la parola salario, ma non c'è più nemmeno quello che una volta si pensava essere soltanto la busta paga, e cioè la retribuzione, in particolare, gestita all'interno dell'orario lavorativo. Quindi sono sparite mansioni, sono sparite, temporalità, sono spariti quindi tutta una serie di punti di riferimento, a cui il salario, si attiene, ovviamente. Il salario c'è ma non si vede, questo è il problema sostanzialmente. Allora, le forme del salario le avevamo già dette, le riguardiamo un attimo discutendole, però ecco, se le discutiamo insieme sarebbe proprio la cosa ottimale stasera. Per quanto riguarda l'aspetto esteriore, ci ho messo un rafforzativo, figure di parvenza, che è un termine più filosofico se vogliamo, ma che dà esattamente la cognizione di un aspetto che è qualcosa che oblitera, che cancella la realtà sostanziale che sta sotto. Quindi la parvenza è proprio questo, non è l'apparenza, è la parvenza, cioè è ciò che sembra essere senza la sostanza che giustifichi questa sembianza. Allora, le forme del salario sono queste che avevamo già detto, il salario nominale, quello reale, ci ho messo anche quello relativo, forse l'altra volta non ne avevamo parlato. Perché è importante parlare del salario nominale? Perché è la forma su cui ho messo lì il prezzo in denaro della forza lavoro. Allora, il salario nominale è il meccanismo, cioè il salario monetario. È il meccanismo su cui il sistema, diciamo, si avvale per far ignorare che, se si prendono gli stessi soldi, il salario non è diminuito. E cioè, il salario nominale è semplicemente la quantità di denaro che si percepisce, no? Sto parlando dal punto di vista del lavoratore in questo momento, del reddito, cioè questo reddito che si percepisce sembra che nella misura in cui resta uguale, 1000 euro al mese, facciamo conto, sono sempre 1000 euro al mese, e invece non è vero, perché se salgono i prezzi, cioè se sale
Il processo artatamente pilotato, quella che viene chiamata addirittura inflazione programmata, il salario reale diminuisce, cioè la capacità d'acquisto, cioè la quantità di merci in cambio del denaro che si percepisce. Allora, il salario reale è quello a cui poter guardare, e cioè a poter gestire quella quantità di merci primarie che costituiscono la necessità per la riproduzione della forza lavoro. Il salario relativo. Allora, il salario relativo, fermo restando il salario nominale, e possibilmente restando lo stesso anche il salario reale, il salario relativo può diminuire addirittura, perché l'estrazione di plus lavoro che viene realizzata attraverso le tecnologie o attraverso una diversa organizzazione del lavoro permette una maggiore utilizzazione di plus valore rispetto al valore prodotto, cioè rispetto al salario necessario, al salario necessario che al lavoro necessario, scusate, che comunque rimane fermo in un rapporto svantaggiato. Cioè, se il capitale, l'imprenditore, se vogliamo singolarmente, riesce a realizzare un maggiore aumento del plusvalore, questo aumento relativamente fa diminuire la quantità di lavoro necessaria per acquistare le merci che sono necessarie alla riproduzione. E quindi, fermi restando questi rapporti, bisogna andare a guardare anche se il sistema è in grado di aumentare o meno la quantità, il tasso di sfruttamento. Queste tre condizioni, insomma, concettuali, stanno a determinare, io ho messo qui le lotte per un'istanza di civiltà oltre che per l'aspetto quantitativo, cioè non si lotta semplicemente per avere un salario maggiore o per avere una maggiore capacità d'acquisto, ma si lotta anche attraverso il salario per avere un tasso di benessere, chiamiamolo così, o di civiltà che permette, diciamo, il godimento della vita più generalizzato. E su questo abbiamo tutti i punti interrogativi di questo mondo. Allora, per quanto riguarda il salario diretto, io ho messo qui la forma monetaria individuale che appare come il prezzo del lavoro. Il lavoro non ha prezzo, va bene? Quello che viene pagato invece dalla forma monetaria individuale è la forza lavoro. Quindi il lavoro è semplicemente l'oggettivazione di ciò che la forza lavoro riesce a produrre. Ciò che viene pagata quindi è la forza lavoro e non il lavoro. In tutte le diciture ufficiali noi sentiamo invece parlare sempre del prezzo del lavoro. Ecco, da scomporre questa frase assolutamente ingannatrice, perché quello che viene pagato è soltanto la forza lavoro. Il salario diretto è la forza fenomenica, ho messo, che mo mostra l'opposto del rapporto reale. Allora, perché la forma fenomenica? Perché è l'apparenza di quello che è il contrario del rapporto reale. Qual è questa apparenza? È la subalternità. Allora, il salario è teoricamente e ufficialmente uno scambio tra uguali, quindi comporta una parità tra chi vende e chi compra la forza lavoro. Questa parità è sancita appunto dalla forma salariale, tot salario per tot tempo o per tot lavoro a rendimento nel caso del cottimo. Questo aspetto cancella automaticamente, quindi è la forma che appare, questa è apparenza, non è la parvenza di qui sopra, è l'apparenza di ciò che invece è
nascosto completamente, cioè il rapporto di subalternità. Nel momento in cui il lavoratore va a vendere la propria forza lavoro, non può altro che accettare le condizioni imposte dal suo acquirente. Allora, queste condizioni imposte sono delle condizioni di subalternità, di inferiorità e quindi la necessità di andarsi a vendere significa soltanto una cosa, che chi vende la propria capacità lavorativa è per definizione virtualmente povero. Allora, il povero trovato o ottenuto attraverso la forma capitale, anche questo è una relazione, è il destinatario della vendita di una forza lavoro che inevitabilmente si trova nelle condizioni di inferiorizzazione nel rapporto e quindi è questa inferiorità, diciamo, che viene cancellata attraverso l'apparente equiparazione salariale, che è il reale rapporto del concetto di salario. Quindi il lavoro salariato, Lohnarbeit è in tedesco, cioè il termine che usa Marx, non è né lavoro né salariato base, è il lavoro salariato, cioè il lavoro che implica concettualmente la subalternità, che indica la necessità di poter vivere attraverso una condizione che è, se puoi produrre plusvalore, e cioè se puoi produrre un lavoro in più rispetto a quello che ti sarebbe necessario, puoi campare, altrimenti non c'è nemmeno lavoro necessario da poter realizzare. Il prezzo di mercato del lavoro oscilla sopra o sotto il prezzo medio della forza lavoro che è corrispondente alla durata della vita del lavoratore. Questo perché l'ho messo? Perché mi sembra importante considerare proprio questo. In genere il prezzo di mercato a seconda dei periodi può oscillare un po' più, un po' meno, però intorno grosso modo a quello che è il prezzo medio. La durata della vita del lavoratore oggi in particolare è importantissimo perché è sulla durata della vita, cioè l'allungamento della vita, diciamo, di chi lavora, che si è giocato il meccanismo di ridurre la pensione. Cioè, la pensione che cos'è? È il salario differito. Quindi la durata della vita del lavoratore diventa il meccanismo legittimatore dell'abbassamento del salario differito. Si chiama pensione, si chiama liquidazione, si chiama con una terminologia che non fa riferimento né alla parola salario né alla concettualizzazione del salario. Quindi questo è un aspetto del salario che noi dobbiamo tenere presente. Allora, quando noi parliamo di salario, dobbiamo concepire una quantità di erogazione, parlo sempre dalla parte del lavoratore per il momento, di erogazione di ricchezza da parte del sistema per un uso quotidiano della sopravvivenza, che è la busta paga, per una serie di servizi che verranno realizzati per la collettività, per la comunità, che sono sostanzialmente i servizi sociali, lo welfare state o lo stato sociale cosiddetto, che ovviamente adesso si sta restringendo, e poi il salario differito che riguarda appunto la questione della liquidazione e del pensionamento. Quando noi teniamo insieme questi tre momenti e questi tre aspetti della ricchezza prodotta dalla classe lavoratrice, noi siamo in grado di cogliere quanto, dove e
E soprattutto il perché viene sempre continuamente eroso il salario sociale. Che il salario sia sociale è ovviamente una necessità assoluta, perché il salario è semplicemente quella quantità di capitale variabile che viene data per la riproduzione della forza lavoro. Siccome la riproduzione della forza lavoro è fondamentale per la produzione sociale e questa produzione sociale è nelle mani del capitale, la forza lavoro diventa automaticamente una quota di capitale variabile, cioè viene inserito all'interno del capitale e quindi diventa la forma attraverso cui, la forma soggettiva attraverso cui il capitale insieme ai mezzi di produzione riesce a oggettivare una produzione sociale nelle modalità che abbiamo sempre visto e ripetuto, cioè produzione di valore più plusvalore. Allora, ho messo qui il salario non è solo sfruttamento generico, questo per fugare un po' ogni dubbio sul fatto che di salario se ne parla sin dai tempi antichi, il rapporto salariale, sale era proprio il livello di pagamento che veniva realizzato in natura originariamente, da cui salario o soldo anche per quanto riguarda il soldato. Allora, perché non è solo sfruttamento generico? Perché nelle forme economiche precedenti la salarizzazione era una parte della modalità dell'organizzazione del lavoro che veniva data, diciamo, all'interno di un modo di produzione che era prevalentemente agricolo e prevalentemente produzione di beni d'uso, valori d'uso. Nel modo di produzione capitalistico io ho messo si adegua al suo concetto per mettere in grado di capire una terminologia che se si legge Marx altrimenti sembra strana, cioè non si coglie immediatamente, soprattutto per chi non ha fatto filosofia, che mi sembra sia la maggior parte. Il concetto di salario è fondamentale capirlo all'interno di una realizzazione in termini di universalizzazione solo all'interno del sistema di capitale. Perché questo? Perché il sistema di capitale è il sistema di produzione di merci, cioè produzione di valori e valori d'uso, che poi questi siano anche, scusate, di valori di scambio, che poi siano anche valori d'uso, è l'incidente che il capitale deve per forza sostenere, altrimenti non riesce a produrre valore. Però l'obiettivo è la produzione di valore. Allora, questa modalità di modo di produzione esiste solo nel capitale, che è stato quindi costretto a generalizzare questa forma di lavoro sottomesso. Quindi il concetto di salario è un concetto di sfruttamento specifico del modo di produzione di capitale, nel senso che si universalizza, non c'è altro modo lavorare se non all'interno di una salarizzazione, quale che sia, però è salarizzazione, cioè non retribuzione, assoggettamento, subalternità. Va bene? È questo il concetto fondamentale. Allora, negli altri modi di produzione, seppure c'erano delle forme di assoggettamento che erano più o meno legalizzate, c'era sempre un sopruso fisico che era visibile. All'interno del modo di produzione non è più visibile nessun sopruso, anzi c'è l'egualitarismo formale ovviamente, e all'interno dell'egualitarismo c'è la dimensione in cui non c'è altro modo di lavorare se non all'interno di una concezione che è appunto la dipendenza da chi acquista la forza lavoro.
Il salario quindi è una forma di relazione sociale tra le due classi della compravendita. Le due classi non significa che ci sono solo loro due, chiaramente, però sono le due classi fondamentali del rapporto di capitale, della relazionalità sociale, chi compra e chi vende la forza lavoro. Quindi vedere il salario sotto forma di relazione sociale non è di tutti i giorni che è possibile ravvisarlo. Come capitale variabile, ecco questo forse l'avevo detto, lo ribadisco perché è un concetto abbastanza importante, si presenta nella produzione come reddito, quindi da parte del capitale si investe una quantità di capitale, appunto, che varia all'interno del processo produttivo. Come reddito, cioè per il lavoratore, è nella distribuzione, cioè è una distribuzione come forma semplice della merce, MDM per essere più precisi, se vogliamo un riferimento marxiano, insomma. Una volta, cioè come capitale variabile, si indica la proprietà del capitale e la seconda come rappresentante del lavoro. Allora, perché questa distinzione, che non è una distinzione più o meno accademica, è una distinzione importante quando noi parliamo di reddito e di reddito per esempio di cittadinanza, di inclusione, di base o di quello che vi pare, perché un miliardo di diciture ci sono a questo proposito. Allora, il reddito qui, all'interno del rapporto salariale, è all'interno di un rapporto lavorativo. Cosa si tende a fare oggi come ideologizzazione sopraggiunta? Si tende a parlare di reddito sganciato dal rapporto lavorativo. Se io do un reddito di inclusione a chi non ha nulla, è chiaro che diventa un'elargizione da parte dello Stato, no? Un'elargizione o elemosina, come vi fa più piacere, che implica però non un benefit così per bontà divina, ma implica un rapporto lavorativo che viene imposto secondo delle modalità che il beneficiario del reddito di inclusione dovrà accettare comunque, pena la revisione del sussidio che viene dato. Allora, se io accetto il reddito di cittadinanza o di inclusione che sia, e su questo i 5 Stelle ci hanno insistito fino alla morte, è chiaro che non viene dato gratuitamente, ma viene dato a condizione che una volta che si offra un lavoro, quale che sia, quello che percepisce il reddito benefit debba accettare per forza. Quindi, se io devo accettare per forza un lavoro, è chiaro che uno, indipendentemente da ogni mia eventuale qualificazione, due, a qualunque rapporto lavorativo e a qualunque pagamento io possa essere in qualche modo retribuito. Quindi, siccome l'altra volta si è parlato dell'ONMI come forma di ricatto che veniva fatta alla ragazza madre, Si è parlato del... ONMI, dall'altra volta, Opera Nazionale Maternità e Infanzia, questo è stato il beneficio del fascismo, che ha preso in carico il problema delle ragazze madri cacciate da casa, quindi disperate, eccetera, per cui la possibilità di avere un sostegno per il bambino implicava che loro avrebbero dovuto accettare qualunque tipo di lavoro. Allora, questa ricattabilità che noi abbiamo visto durante il fascismo, solo per questo, cioè
L'altra volta parlavo del laboratorio donna, è importante capire il meccanismo, poi che fosse la donna, che fosse la persona di colore, che fosse l'immigrato di ultimo arrivo, non ha importanza. La cosa importante è che noi cogliamo il funzionamento dei meccanismi e li riconosciamo tutte le volte che vengono riapplicati altrove. Allora, il discorso è proprio questo. Nel reddito di inclusione c'è la clausola per cui, e questo i 5 Stelle l'hanno detto con chiarezza, ma pure Gentiloni sostanzialmente, che non è che si dà così, ma si dà incoraggiando al lavoro. Allora, questo incoraggiamento è l'introduzione dietro una sorta di favore al lavoro sottopagato, al lavoro sottosalario. Quindi il sottosalario entra dalla finestra perché non si ha il coraggio di dire apertamente che queste persone poi dovranno fare qualunque attività, altrimenti perdono il sussidio. Su questa cosa l'hai già fatta in parte con la NASPI Italia, perché dicevano che è vincolata, ma adesso c'è la cosa delle politiche attive, per cui è vincolata sul modello poi franco tedesco, perché in Germania e Francia hanno già questa guerra, del fatto che tu devi accettare comunque il lavoro che ti viene offerto, se non l'accetti perdi l'età. Sì, però ecco, questo che sembra un discorso giusto, ecco, guardiamolo fino in fondo, perché dietro questo significa che quello che fino adesso non ha potuto lavorare, quindi si trova in condizioni di estrema povertà, oggi l'Istat dava un tasso di povertà in aumento del 30% in Italia e dicevano i poveri adesso sono 1 su 3. Allora, questi sono i dati ufficiali dell'Istat, ma perché crescono i poveri? Perché gente che non, una volta si diceva non ha voglia di lavorare, questa era la dicitura popolare che era entrata in uso. Allora, non è che il povero è povero per caso, è povero perché è stato impoverito. Allora, se il sistema produce la povertà in termini tali che le persone non riescono più nemmeno a campare, è chiaro che questo è un pericolo sociale e quindi questo pericolo sociale viene aggirato attraverso queste forme di diciamo aggiustamento delle situazioni. Però è un aggiustamento che all'interno, naturalmente nessuno vuole negare a chi è caduto in queste condizioni la possibilità di sopravvivere, però guardiamo fino in fondo il discorso che viene fatto. Se il povero, ecco perché dicevo prima, ogni lavoratore è virtualmente povero, se il povero è costretto ad accettare un lavoro sottopagato, e il lavoro sottopagato 1 su 3 significa un bel numero in Italia, no? Parliamo solo adesso di una situazione italiana, ma è a macchia di leopardo in tutto il mondo, quindi non siamo solo noi. Noi adesso sappiamo questi numeri nostri, ma in tutto il mondo il discorso è lo stesso. Allora, se il povero, gli impoveriti sono costretti ad accettare non più un salario, ma un sottosalario, indipendentemente dai livelli di qualificazione, quindi non giocano nemmeno più i meccanismi di accesso al lavoro funzionalmente alla preparazione realizzata, quindi è un lavoro quale che sia che può introdurre appunto una generalizzazione del lavoro sottopagato coatto, quindi sotto ricatto e quindi inevitabilmente da accettare, da accettare come generalizzazione, per carità. Puoi spiegare meglio l'ultimo punto, cioè? Molto interessante. Questo che dice come capitale variabile si presenta nella produzione, come reddito figura nella distribuzione, una volta come proprietario del capitale, una seconda come rappresentante del lavoro, sì, la mia testa è di impedimento. Se puoi un attimo rispiegarlo che
Allora, il capitale eroga una quantità di denaro funzionalmente alla realizzazione della produzione, quindi è nel processo produttivo, che è, noi sappiamo, processo automaticamente di valorizzazione, d'accordo? Processo di valorizzazione significa che è un processo di autoarricchimento, viene detto così, da parte del capitale. Il capitale è lui che gestisce tutto, quindi è lui che appare, anche qui un'apparenza, che appare come il gestore della produzione, ma la produzione in realtà non è una produzione per valori d'uso, ma è una produzione finalizzata alla produzione di valore plus valore, tale che se tu non produci plus valore non hai nemmeno la possibilità di lavorare. O produci plusvalore o non lavori, questa è la condizione. Per cui il lavoro necessario c'è nella misura in cui esiste il pluslavoro e non c'è una parità fra i due. Allora, nell'ambito della produzione è il capitale che eroga questa quota che si chiama salario, ma è un salario appunto che finisce all'interno dell'acquisto della forza lavoro. Da parte della forza lavoro, invece, tu hai solo un reddito e questo reddito è semplicemente relativo alla quota di lavoro necessario che tu hai realizzato, cioè soltanto all'interno di quello che a te serve come scambio con le merci, va bene? Con il pane, il vino e tutto quello che ti occorre per sopravvivere. Cioè il lavoro necessario è quella quota retribuita che in genere riguarda solo la riproduzione della tua forza lavoro e la riproduzione anche diciamo, dei tuoi figli, insomma, quindi il proletario era questo, no? Che riproduceva forza lavoro. E il tuo reddito è nella distribuzione, cioè riguarda la distribuzione della forma salariale. La prima dimensione all'interno della produzione riguarda la proprietà del capitale. Ora, la proprietà del capitale è tutto uno nel capitale fisso. La forza lavoro diventa capitale fisso, nel senso che capitale ha acquistato la tua forza lavoro, a quel punto l'uso è suo. Tu Diventa non capitale. hai più disponibilità del tuo uso, sì? In che senso diventa capitale? Cioè è capitale con la Sì, ma specificità rispetto diventa a quello capitale fisso fisso già insieme ai mezzi di stabilizzato. produzione. Se tu stai di fronte al computer, tu sei la forza soggettiva come capitale. Sì. Quindi sì, però diventi capitale fisso perché tu riproduci in continuazione la tua presenza lavorativa e quindi sei fissata analogamente al computer o alla macchina a cui sei destinato. Quindi diventi capitale fisso, capito? Sei capitale, non hai più l'uso tu della tua forza lavoro, ce l'hai capitale. Ecco, sei capitale. Questo in genere non viene minimamente percepito. Allora, quando tu sei Il capitale fisso non è quello investito nelle macchine. sei macchina Qual è e la distinzione tra fisso e variabile? allora il capitale variabile è quella quota di capitale che serve a pagare la forza lavoro e che viene chiamata il prezzo del lavoro, che avevo messo nella prima slide, essendo già un tentativo di sviare la realtà. Allora, il capitale variabile è solo, diciamo, l'investimento in termini di pagamento della parte soggettiva del processo produttivo. La parte oggettiva è data dalle macchine. Macchine, robotica, qualunque capannone, fabbrica, va bene? Tutto ciò che è realizzato Non all'interno. è, il capitale fisso non è quello che compra, diciamo, questo quotidiano oggettivo, mentre quello variabile compra il No, costo scusa, oggettivo. adesso
stavo sovrapponendo tre cose, quindi ho sbagliato io. Il capitale costante riguarda le macchine, la possibilità di avere appunto il capannone, la fabbrica, eccetera. Il capitale variabile paga soltanto il lavoro, ecco, questa è la distinzione. Diventa capitale fisso nel momento in cui il capitale si avvale continuamente dello stesso, diciamo, mix tra esseri umani e macchine per mandare avanti il processo produttivo. Questo è il capitale. Posso? Prego. Perché mi sembra il capitale costante è quello che non si valorizza nel ciclo. Il capitale variabile è quello che si valorizza nel ciclo produttivo. Sì, non si valorizza. Perdonami, il capitale fisso è quello che cede valore alle merci in un tempo lungo. Il capitale circolante, dentro cui c'è il salario, è quello che c'è il valore al completamento, proprio valore, all'interfice. Però il capitale fisso cede valore nella misura in cui viene utilizzato. E se tu utilizzi sempre questo capitale fisso, c'è il trasferimento di valore. Il capitale costante è, diciamo, quello che permette alla forza lavoro di trasferire il valore insito nei macchinari per la produzione di un prodotto nuovo. Quindi in questo senso è attivato dalla forza lavoro, non trasferisce autonomamente, ma attraverso l'uso della forza lavoro il valore delle materie prime, delle macchine, viene trasferito all'interno del nuovo prodotto, del processo produttivo, d'accordo? Sì, no, questo è vero, sì, due dicotomie diverse. Cioè, è vero che la forza lavoro trasferisce il valore del capitale costante alla merce. Sì. E questo è nel rapporto tra capitale costante e capitale variabile. Certo. L'altra dicotomia riguarda i tempi in cui viene ceduto valore. Se non ho capito male, sì. E nel capitale fisso questo avviene in un tempo, diciamo, che comporta molti cicli produttivi. Il capitale circolante c'è interamente il proprio valore in un unico ciclo. E ne fanno parte il salario, le materie prime, le cose che si consumano. Sì, sì, ma io adesso avevo anticipato capitale fisso. No, per far vedere come il lavoro viene automaticamente poi inglobato, nella misura in cui chiaramente si riproduce tutti i giorni questa vendita di fatto della forza lavoro, no? Perché non è che l'ha venduta per un giorno. Allora, nella costanza di questo rapporto, lavoratore, cosa di cui non ci si rende conto, ecco perché l'ho anticipato, l'avevo sottolineato, perché sembra sempre che il lavoratore sia libero di giocarsi o il proprio tempo oppure la propria modalità, diciamo, organizzativa all'interno del rapporto lavorativo. Invece non è così. L'uso viene completamente gestito dal capitale, nel senso che una volta che si intensificano i ritmi o si condensano le attività lavorative, si eliminano le porosità, l'uso della forza lavoro è intensificato indipendentemente dalla volontà e dalla capacità del lavoratore di resistere. Cioè, le forme di resistenza che ci sono state, poi sono state sconfitte proprio da un'organizzazione del lavoro che ha superato l'impasse. Quindi il discorso, diciamo, è importante capire che i lavoratori, per esempio, mannaggia sta luce, mi cieca completamente, i lavoratori, per esempio, della Fiat, che facevano il salto della scocca, questo negli anni 60, poi sono stati, sapete che cos'era? No, allora avevano intensificato i tempi della catena di montaggio, in cui passavano le scocche delle auto, cioè la parte esterna dell'auto, la carrozzeria, insomma, no?
Quando gli operai si sono accorti che non avevano più il tempo precedente, che era più lento, ma avevano un ritmo maggiore, hanno cominciato a guardare l'orologio e hanno detto: allora noi con questo tempo facciamo una riga qui per terra, se passa la scocca la facciamo, se ne passa subito un'altra non la facciamo. Quindi c'era una carrozzeria che andava avanti senza essere lavorata adeguatamente. Quando si sono accorti che gli operai erano in grado di resistere all'intensificazione dei ritmi, quindi facevano, cioè, hanno mantenuto lo stesso ritmo di lavoro, pena, quindi sì, una serie di... però hanno immediatamente hanno riorganizzato la catena di montaggio e hanno obbligato gli operai a seguire i ritmi imposti. E quindi è stato questo, ecco perché dicevo, una lotta per la civiltà, perché la civiltà significa anche non esaurimento dell'essere umano, però l'essere umano non viene più preso in considerazione da questo sistema, perché l'importante è che venga utilizzata al massimo del rendimento la forza lavoro. Poi se l'operaio si rompe se ne fa un altro, questo è il discorso. Non so se ho risposto completamente, Renato. Sì, grazie. Non ho capito come hanno fatto però a ovviare al salto della scocca. Non hanno più messo la stessa catena, le hanno divise e mi pare che abbiano fatto una cosa circolare in modo tale che non potevano più, adesso non me lo ricordo benissimo, mi sembra che abbiano fatto una catena circolare in modo tale che non potessero più calcolare i tempi. Prima ha detto molto parecchi, poco dopo questo discorso qui, ha detto proprio la Fiat ha iniziato tutto un lavoro per introdurre l'automazione. Ah certo, beh, poi con l'introduzione delle macchine è andato avanti tutto, sì, certo. Anche come funziona contro la lotta e la resistenza dell'operaio, anche questo. Sì, ma infatti, per esempio, il reparto verniciatura, che è stato uno dei più... Verniciatura che era uno dei più nocivi, quindi creava una serie di problemi. Ecco, questo lo ricordo perché qualcuno, insomma, ogni tanto dice però è anche un vantaggio per il lavoratore. Certo che è un vantaggio, è sicuramente un vantaggio, qualcosa che ti elimina o diminuisce la nocività oppure elimina la fatica, però questo vantaggio, che sarebbe ovvio se fosse gestito da chi lavora, non lo è più nel momento in cui l'uso di questo vantaggio è finalizzato a farti lavorare di più nell'unità di tempo. Allora il discorso è questo, non è quindi la robotica che è stata immessa nel reparto verniciatura, per cui non c'era più da respirare i vapori benefici delle vernici, no? Ma questo vantaggio oggettivo, materiale, ecco, soprattutto materiale, sparisce nel momento in cui al reparto verniciatura succedeva un aumento dei tempi lavorativi complessivi. Quindi il discorso della funzionalità capitalistica della robotica o del qualunque macchinario è fondamentale per capire a chi serve e a chi giova. Quindi oggettivamente le macchine potrebbero essere dei vantaggi inestimabili, ma senza questa gestione. Questo è il discorso grosso da riuscire a capire. Ah sì. Il vantaggio per il capitale è anche irriducibile al fatto che se prima avevi bisogno di un tot numero di operai applicati a quella catena, con le macchine, tu riduci il numero degli operai e lì hai già avuto il suo
voglio dire, a fronte anche di una giustissima giusto miglioramento delle condizioni di lavoro, nel senso che magari sei meno a contatto con rischi e pericoli, è vero pure che se prima ci lavoravamo in 10, dopo ci lavoriamo in 5. O anche meno. E quello è un vantaggio che certo. Il si prende. Non è soltanto un aggiustamento, ma aumentare, anche a calare. A calare forza lavoro. Sì, ma sì, ma questo certo. Ma questo sempre sì, da come parlavi tu del reddito di cittadinanza e dei vari redditi che vengono proposti oggi, a me sembra che si possa definire così, però forse sbaglio, una forma di legalizzazione del lavoro nero, nel senso che del lavoro, va bene, e questo è un problema. Insomma, cioè, ma puoi spiegare meglio perché? Perché, come spiegava Carla prima, se ho capito bene, tu dando questa mensilità, questo aiuto mensile e obbligando il lavoratore a fare il lavoro comunque, un lavoro scelto dall'altra parte. Una volta tu l'hai obbligato, è come se gli avessi detto, gli avessi dato un lavoro nero, nel senso un lavoro sottopagato, perché sennò non sarebbe sottopagato quel contributo che il lavoratore prende, no? Ma guarda, nero... Il è un contributo che viene dato a fronte di una mancanza di lavoro che è povertà. Se però io te lo leggo al fatto che tu devi fare il lavoro che dico io, qualunque io decida che tu faccia, è una sorta di legalizzazione del lavoro nero. Il problema è un altro, semmai. Se anche è giusto, noi evitiamo questa forma di legalizzazione, riusciamo a dire una parola noi, come lavoratori di classe, contro il lavoro nero oggi? A me non mi pare. Perché il lavoro nero, comunque, viene utilizzato in forma aperta e tranquillamente in tutte le situazioni, e noi abbiamo giovani, soprattutto i giovani, che sono chiamati a fare dei lavori assolutamente sottopagati e nessuno dice niente. Sì, ma sì, certo, certo. Volevo soltanto dire che il lavoro nero non lo so, sicuramente sotto salario, per esempio è uscito fuori che i lavoratori socialmente utili non hanno, a proposito di salario differito, il riconoscimento dei versamenti previdenziali per i lavori che svolgono presso gli enti locali, uscì fuori un tempo fa, insomma, un servizio su questa cosa. Quindi è un modo legalizzato per contrarre ulteriormente, diciamo, tutte le varie componenti che costituiscono il salario. Nello specifico era quello appunto relativo alla previdenza. Secondo me forse al lavoro nero è un concetto che può essere un po' astratto, nel senso che diciamo, un governo, anzi diciamo, la comunità europea può vietarlo e reprimerlo, dopodiché contemporaneamente abbassa nel lavoro invece legale abbassa i diritti, il salario, il tempo di lavoro e quant'altro, e infatti questo fatto di obbligare chi riceve il salario, l'eventuale salario di sociale, sostanza, a accettare qualsiasi lavoro, magari legale, però non fa altro che una tendenza insieme alle altre per abbassare il costo del lavoro. Legalizza il lavoro. Legalizza il lavoro che neanche sottopagato, perché non esiste un salario giusto in sé. Esiste un sistema in cui il reddito da lavoro diventa sempre più un reddito di miseria, mentre viene ampliato il reddito da capitale, cioè, secondo me però non legalizza il lavoro nero, cioè combatte il lavoro nero, perché non c'è più bisogno del lavoro nero. Sì, cioè, era, nel senso che era tra i discetti legalizzati. Che c'è uno sfruttamento talmente alto, cioè, che non c'è più bisogno. Che non c'è bisogno, in questo
senso, volevo però dire. Non è che è una legalizzazione. No, era tra bicetti, nel senso che lo rende ovviamente senso meno, sempre meno rilevante, perché è lo stesso lavoro legalizzato che ha le stesse condizioni del lavoro nero. Paola, volevi dire qualcosa? No, dico, perché questo discorso sul lavoro nero, non lo so, non saprei che dire, però per esempio leggendo pure il libro di Massa Fada, non è la pressione. A un certo punto lei dice però quando io vedo e sappiamo che c'è questo aumento sempre più della disoccupazione, c'è il lavoro gratuito, c'è il lavoro pagato, sottopagato, io penso anche a una certa forma di reddito. Non sono una redditista, però mi viene pure in mente questa cosa di in qualche modo parlare di reddito. Allora, siccome su questa cosa è, lo dicono un po' tutti da parte della sinistra, no? Anche della sinistra rivoluzionaria, la questione è fare, secondo me, un approfondimento su questo, come puoi tu contestarlo. Perché se io ho un qualsiasi un giovane precario o un giovane disoccupato e faccio un discorso sul reddito, e non da parte del 5 Stelle, ma da parte delle tante proposte della sinistra rivoluzionaria, no? Come lo vado a contrastare? Addirittura anche Marta Fan, anche Marta Fan lo dice nel suo libro, perché non è solo il discorso del reddito come viene presentato da parte istituzionale, cioè, oppure come fanno i paesi del nord, Germania eccetera, cioè io ti do sto reddito però tu nel frattempo devi trovare lavoro, oppure devi accettare questo lavoro che ti dico che è sottopagato eccetera eccetera, no? Poi in Italia in verità non c'è neanche questo, no? Allora come si esce da questa cosa? Io pure non sono reddittista, però certe volte ci penso. Secondo me non può essere una posizione rivoluzionaria, perché nasconde proprio la verità, cioè nasconde il salario sociale. Quindi nascondendo il salario sociale favorisce il capitalismo, perché nasconde pure lo sfruttamento. E quindi è in sé per sé una cosa controrivoluzionaria, perché come dice Lenin, la verità è rivoluzionaria. Se te fai questi discorsi, non te, dico, questi che pensano di essere rivoluzionari e dicono ste stronzate, cioè alla fine fanno il gioco del capitale, perché sparisce sì, tutto, sparisce il salario, sparisce lo sfruttamento, sparisce tutto, e poi scusa, poi ti porta, un secondo scusa che finisco, ti porta a perdere di vista qual è invece l'unica battaglia che dovresti fare, che è quella per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, a parità di ritmi, e quello vuol dire spostare su una cosa che invece fa comodo al capitale, e quindi te stai facendo, pensi di essere rivoluzionario, ma stai facendo esattamente il gioco del capitale, cioè. Allora, se posso, io no, ma non te, dico. Voglio citare, se l'ho capito bene, l'ho letto tanto tempo fa, un articolo di Gian Franco Vala, bene, proprio sul reddito di cui stiamo parlando. Allora, mi pare che Giancarlo dicesse in questo articolo molto lucido, molto bello, che se i lavoratori avessero la forza di ottenere il reddito di cittadinanza, allora avrebbero anche la forza di ottenere un salario adeguato alle loro effettive esigenze, con meno lavoro, meno ore di lavoro per tutti. Questo diceva l'articolo di Bala, o sbaglio? No, sbagli, il discorso era legato poi... Noi abbiamo pochi strumenti rispetto a questo, comunque da parte... Cioè, se uno non vive sulla luna e va poi all'interno delle assemblee o dei centri sociali o da altre parti, vedi che la proposta, anche non una di meno, la proposta che loro fanno è tutta sul reddito di cittadinanza. Allora manca, secondo me, una chiarezza precisa rispetto a come poi porsi, al di là di io sono pazzo, che per fortuna si rivedono cartelli scritti con lavorare meno, lavorare tutti, ma fino a qualche tempo fa proprio, cioè, proprio nessuno te se fregava proprio così. Quindi a un certo punto manca, secondo me, la capacità in ogni posto dove chi la pensa come noi ha gli strumenti per poter fare una battaglia politica e ideologica su questo aspetto qua.
Possono, cioè, però, come no? Cioè, qui è la solita battaglia tra il socialismo utopistico e il socialismo scientifico. Cioè, se te invece di portare avanti la prospettiva del socialismo scientifico, dove Marx dice l'unica cosa da scrivere sulla bandiera del movimento dei lavoratori è riduzione dell'orario di lavoro, e ci vai a scrivere reddito, stai tornando dal socialismo scientifico, che è stata una conquista, al socialismo utopistico. Cioè, questo non può essere una cosa, non può essere considerato rivoluzionario, questa è una cosa contro rivoluzionaria, perché va contro lo sviluppo della ragione, insomma. D'accordissimo. Finalmente. Poi c'è da considerare anche un altro fatto. Mettiamo il caso in cui danno un reddito senza avere, diciamo così, la costrizione di accettare un lavoro qualsiasi esso sia. Mettiamo anche, diciamo, che si arriva a questo. Comunque sia, poi dipende dai rapporti di forza, perché magari ci sta una parte del proletariato che poi deve produce anche. Chi paga il reddito. Quindi si crea anche una frattura all'interno delle classi. Cioè, infatti sì, la cosa che mi viene a mente, pure se diceva l'Aise quando parlavo per la prima volta sul discorso del reddito, poi io vado a sto reddito, quello è pure di fa capire. Questa è la domanda principe. Chi lo paga? Perché se lo paga la classe operaria, allora come salario sociale non è aumentato niente. Hai una redistribuzione, hai un contratto di solidarietà. A chi invece questo reddito non c'è, c'è da zero. Tu hai semplicemente, è un trucco. Allora questa Marta non so che io. Ma è chiaro che dice, io non ho letto, quindi non posso parlare di una cosa che non ho letto, ma è evidente che c'è un trucco. Questo trucco va messo in evidenza. Ed è un trucco così chiaro, così evidente, che lo dicono gli stessi economisti neoliberali. Cioè tu distribuisci reddito e ricchezza. E in questo modo, come lo fai? Attraverso questa tassa negativa, la chiamo prima, no? Una tassa negativa è un modo per far pagare alla stessa classe operaria il costo del salario di cittadinanza. Se ti sembra una cosa rivoluzionaria, ha ragione Renato. È evidente che poi tu non abbia la forza per portare avanti una battaglia del genere un altro paio di maniche. Io da tempo che cerco di capire che cos'è la coscienza, questo concetto psicanalitico che mi sfugge, diventa sfuggente, no? E questo è la difficoltà, e qui comincia il vero problema. Se manca la coscienza per una lotta di questo tipo è un conto, ma che sia una truffa, un trucco, è chiaro a tutti. E quindi no, si definiscono marxisti, chiaro a tutti, invece come non è chiaro a tutti, assolutamente. Ma poi, è chiaro, è marxistico, lei ha parlato di rivoluzionari, a uno che si definisce marxista dovrebbe essere chiaro. E invece non è così. Non ho capito, ma che vuoi fare? Ma anche di quelli. Non c'è la coscienza, direbbe qualcuno. Manca la coscienza. Io questo termine ho difficoltà a usarlo perché mi sfugge, sa di psicoanalisi, la coscienza. Che cos'è la coscienza? E lì cominciano i problemi, lì comincia il vero problema. Perché manca la coscienza? Perché manca? Perché c'è questo deficit? Perché manca, per esempio, perché c'è la forza dei mass media che manipolano la coscienza. C'erano Paolo e Renato che volevano parlare. Scegliete tra voi due, più o meno avete alzato la mano insieme. Sono d'accordo su quello che è stato detto, cioè nel senso che è un trucco, cioè, e voglio aggiungere anche un'altra cosa. Col salario sociale succede anche un'altra cosa, se è esteso in un certo.
si crea anche inflazione e si abbassa il salario reale, succede anche questo. Il salario reale, il nominale rimane lo stesso, quindi ovviamente lo paga il lavoratore anche in altri modi, è chiaro, lo paga i lavoratori, quindi è proprio un imbroglio. E secondo me, di contro, invece la lotta per la riduzione dell'ora di lavoro, a mio avviso, è una battaglia che è veramente quella che dà più fastidio al capitale. Però è una battaglia che può essere invece assolutamente compresa anche persino dal non marxista, perché di fronte all'ovvietà che anche con la disoccupazione dovuta anche alla tecnologia e quant'altro, al fatto che non si può espandere la produzione mondiale per motivi anche di ecosistema e quant'altro, è ovvio che la strada che un minimo di intelligenza viene compresa. E poi provo a dire anche una cosa provocatoria, che forse in ultima istanza anche la riduzione dell'ora di lavoro non a parità di salario, alla lunga se può essere l'unica strada percorribile dai rapporti di forza, non sarebbe da buttare via. È chiaro che è dolorosa, però alla lunga, sempre per il discorso di inflazione, alla fine però comunque porta a simili risultati simili, insomma, a quella mantenendo lo stesso paga. Però potrei sbagliare, diciamo. Renato. Allora, tre cose. Uno sulla questione del reddito. Parlo pure per esperienza diretta, perché per esempio in Germania, oppure in Olanda, in questi paesi, tempo fa non c'era questo meccanismo di legare il reddito alla necessità. Poi l'hanno introdotto, però prima non c'era. E quindi c'erano per esempio quelli dei centri sociali che vivevano così. Ma questo che cosa creava? Creava una, come diceva lui, cioè creava una spaccatura tra questi gruppi giovanili anarcoidi che non lavoravano e gli operai. Infatti quelli dei centri sociali dicevano che la colpa dell'esistenza del capitalismo era che gli operai continuavano a lavorare mentre potevano fare come loro che vivere con reddito, e quegli altri dicevano che quelli mangiavano UFO sulle loro spalle. E quindi c'era il fatto che la classe operaia era sotto i sindacati socialdemocratici, sotto la SPD eccetera eccetera, e quelli erano anarchici e contro il lavoro proprio, cioè con la pretesa di lavorare alle spalle degli altri, cioè sostanzialmente, cioè sfruttando pure loro. Certo. E quindi c'era una situazione di arretratezza dal punto di vista della lotta di classe assoluta, perché i radicali e poi tra l'altro questi teste di cazzo dei centri sociali che facevano, perché ovviamente per avere il reddito non te lo legavano un lavoro, però dovevi fare talmente tante cose burocratiche, cioè te dovevi presentare ogni settimana, cioè facevi una fatica tale, io gli dicevo scusa ma a sto punto vai a lavorare, no? Cioè guadagni pure di dignità, no? Cioè che, piuttosto che... Invece quelli stavano lì a studiare tutti i modi per cercare di carpire sto reddito, che poi era sostanzialmente sotto la soglia di sussistenza. Infatti la storia dimostra che tutte le volte che l'hanno introdotto l'hanno dovuto eliminare, perché portava appunto il reddito sotto la soglia di sussistenza. E quindi è stato, per esempio, quando l'hanno fatto in Inghilterra, è stato lo stesso capitale che l'ha dovuto eliminare, perché i lavoratori non sopravvivevano più, prima cosa. Seconda cosa, non sono d'accordo sul fatto che la riduzione dell'orario di lavoro si può fare pure non a parità di salario, perché quello è quello che sta facendo il capitale con tutte le forme generalizzate, con tutte le forme di cui parlavamo prima. Scusate, io e poi vorrei... la terza... sì, finisci. La terza cosa mi sembra una sorpresa, però. Ah no, scusa, la questione della coscienza che poneva lui, è il solito punto, cioè è chiarissimo per un marxista e leninista, cioè è il partito che porta la coscienza non viene da sola. La funzione del partito rivoluzionario è proprio quello di far crescere
la coscienza di classe, cioè questo è, e se non c'è il partito rivoluzionario non c'è coscienza di classe, non è una questione di mass media, cioè il potere ha sempre, cioè l'ideologia dominante è sempre l'ideologia della classe dominante in tutte le società, quindi non è un problema di mass media, il problema è che non c'è il partito rivoluzionario, perché quando c'è il partito rivoluzionario c'è coscienza di classe, se non c'è partito rivoluzionario non c'è coscienza di classe, cioè è una cosa ovvia, non c'entra assolutamente niente la psicanalisi, cioè c'entra la volontà di fare una battaglia da un punto di vista però scientifico, del socialismo scientifico, contro il capitale che travisa tutto, cioè che ti fa apparire, come diceva Carla, la realtà rovesciata, cioè questo è il punto, però questo il lavoratore da solo non lo può fare, perché non ha gli strumenti, proprio per questo c'è bisogno del partito rivoluzionario, e questo la storia lo mostra, quando c'è partito rivoluzionario si sviluppa la coscienza di classe e si riesce, perciò dicevo che non è rivoluzionario chi invece di portare avanti e di far vedere ai lavoratori come stanno le cose, cioè contribuisce a fargli apparire la realtà rovesciata, perché appunto, ripeto, come diceva Lenin, la verità è rivoluzionaria. Sentite, finisco di dire ancora due cose e poi volevo precisare una cosa. Per quello che io so del lavoro nero, si chiama così semplicemente perché non ci sono i contributi, cioè non paga le tasse. Quindi non confondiamo un lavoro sottopagato con un lavoro nero, perché il lavoro nero è quello che viene dato, per esempio, nel lavoro normale. Per non pagare i contributi si fanno gli straordinari, cioè lo straordinario è un orario di lavoro allungato, allungamento della giornata lavorativa, chiamate come volete, che però non permette l'indicizzazione necessaria, e quindi nel momento in cui il lavoratore andrà in pensione non si troverà quelle ore di lavoro diciamo restituite in termini di pensioni. Allora, non ha malattia, non ha ferie, cioè non ha un contratto di lavoro, certo. Poi i contratti di lavoro siano sempre... Sì, ecco, poi sull'orario di lavoro, scusate ma qui c'è un discorso da aggiornare assolutamente. La riduzione dell'orario di lavoro è una bella frase, però attenzione, perché oggi ci sono molti lavori che stanno andando avanti e che non hanno più l'orario. Allora, parlare di orario di lavoro è soltanto in alcuni casi, ma già è una spaccatura con quelli che invece non hanno più la possibilità di considerare il fattore tempo. È chiaro che il tempo c'è sempre, però non risulta. Allora il discorso diventa complesso proprio per capire che noi dobbiamo avere una chiarezza su quello che è il rapporto lavorativo, ecco perché diciamo insistevo sul salario come relazione sociale, perché è sempre salario quello che non ha orario di lavoro. Nel senso che è sempre subordinazione rispetto al datore di lavoro, però bisogna riuscire a calcolare a questo punto, forse in una maniera forfettaria o comunque in una maniera che si individua come potenzialità temporale, cosa che invece non è più calcolabile in termini di numeri. Ecco, quindi bisogna avere chiaro che comunque è un rapporto salariale. Scusa Renato, finisco solo di parlare della pensione e del risparmio, perché il discorso è importante capirlo. Allora, nel momento, ecco, il salario come mediazione quindi tra il capitale e il lavoro, va bene? Il risparmio, che in genere si dice... Noi in Italia siamo un popolo di risparmiatori, no, ve la sentite nelle orecchie questa dicitura ufficiale, no? Allora, il popolo dei risparmiatori, c'è da capire che il risparmio del lavoratore è solo un consumo differito. Allora, il risparmio può essere la modalità con cui ti si fa capire che tu puoi arrivare a diventare ricco se risparmi, ma il risparmio è la rinuncia
all'uso di cose che ti occorrono, o semplicemente anche guadagni bene e ti vuoi andare a divertire. No, ti devi pentire di divertirti perché devi risparmiare. Allora, l'ideologia del risparmio che viene indotto proprio dalla dominanza ideologica è proprio quella illusione che anche te ti puoi fare il tuo gruzzolo e poi chissà che cosa di bello ci farai, no? Mentre invece la ricchezza generale che viene prodotta ti sfugge per definizione, perché il risparmio lo può fare semplicemente il capitale, nel senso che gestisce la destinazione del plusvalore che va o nei profitti o nel reddito del capitalista. Quindi il risparmio, ecco, o è una destinazione, diciamo, differita della quantità di capitale che ti occorre per allargare la tua attività capitalistica, oppure, e questo è stato abbastanza frequente nel caso italiano, cioè dei capitalisti italiani, hanno preferito mettersi a reddito i loro incassi per godersi la vita, e quindi la produzione è andata un po' a rotoli, questo tanto per fare un nome, Tronchetti Provera, tanto per dirne uno solo. Ecco, allora, il discorso della illusione della ricchezza è un altro meccanismo attraverso cui il lavoratore è investito non solo della necessità della rinuncia, ma anche a lavorare di più per riuscire a guadagnarsi quel gruzzoletto che lui spera di poter ottenere. Ora, che il salario sia sempre il minimo l'abbiamo già detto. Ecco, per quello indiretto vorrei fare un'osservazione rapidissima, anche perché è tardissimo, e cioè il welfare è stato praticamente in via di abbattimento. Perché questo? Perché è quella quota salariale, come prima si diceva a proposito, mi sembra che sia stato Domenico a tirare fuori questo discorso, a proposito di redistribuzione all'interno della classe della possibilità di avere dei servizi da parte dello Stato, e l'abbattimento del salario è stato coerente all'abbattimento delle pensioni, trasferendo il pensionamento dal rapporto contributivo a quello a capitalizzazione, a quello retributivo. Allora, il discorso dell'abbattimento di queste forme che possiamo dirla in una parola ideologica, se vogliamo, ma assolutamente reale, è la lotta di classe padronale nei confronti del lavoro, è una forma analoga a quello che leggevo sul libro che è stato presentato giorni fa a Lettere, sugli esclusi e sull'esclusione. Cioè, mi sembra che sia il meccanismo di disgregazione di quello che in termini coloniali è stato definito la disgregazione delle forme tribali, cioè la disgregazione della organizzazione di una comunità per riuscire a scindere i singoli membri e a individualizzarli in modo tale da assoggettarli all'organismo di dominio coloniale che è intervenuto a sostituirli nel territorio. Allora, in queste forme di colonizzazione noi abbiamo visto già questo meccanismo, pensiamo agli indiani d'America o anche sicuramente nella situazione australiana, dove gli aborigeni sono stati anche depredati dei figli che sono stati tolti ai singoli genitori per essere educati all'interno
scuole e delle organizzazioni, delle istituzioni dei coloni, cioè degli inglesi praticamente europei che erano andati in Australia, e quindi a singolarizzare le persone togliendole dalla struttura organizzata sociale. Allora, questo discorso, cioè questo meccanismo che sembrava il meccanismo delle terre lontane, della colonizzazione, no, altri secoli, eccetera, è invece presente concettualmente in questo meccanismo di abbattimento del salario in tutte le sue forme. Diretto, si paga di meno. Indiretto, servizi a sfascio. Quello differito, non c'è più la retribuzione, perché c'era ancora una forma solidaristica in quella retribuzione. In questa di oggi invece tu avrai quanto hai versato, che sembra una giustizia, no? Rispetto all'altra, però intanto questa forma di giustizia presunta spacca la solidarietà tra i lavoratori anche in queste forme, diciamo, più remote, possiamo dire, no? Ecco, quindi la coscienza di classe. E chi lo sa se sarà il partito a riuscire a riemergere, questo è un punto interrogativo, teniamocelo come punto interrogativo, però è la coscienza che deve essere riconquistata dell'unità di tutte queste cose, ecco, che in genere invece non sentiamo mai. Un De Masi che sta ovunque in televisione, tanto per essere chiari, ecco, definisce sempre questa separazione, questa individualizzazione continua, e noi non abbiamo mai, da tutti questi talk show che ci devono dare le idee, perché sennò non ce l'abbiamo, non abbiamo mai l'unità di un processo che invece dobbiamo riuscire a riscoprire attraverso proprio l'analisi scientifica. Sentite, io vi ringrazio tantissimo, volevo, perché siete intervenuti proprio tutti oggi, è stata la cosa più bella, volevo semplicemente finire con una cosa che c'è scritta qui, ma che la metto come punto interrogativo. Qui su... una cosa proprio su questo punto, sì? Che hai rilevato, certo. Che diciamo questi due aspetti della contrazione dell'attacco al salario indiretto e differito è una sorta di doppio, direi, affare per il capitale. Ah, certo. Perché da una parte c'è la contrazione del salario, dall'altra c'è l'apertura di nuovi spazi, fino adesso sottratti in qualche modo alla valorizzazione del capitale, alla creazione di profitti, perché la sanità, la scuola, i trasporti, certo, e così come i fondi di previdenza, certo, integrativa sono, diciamo, appunto, in una situazione probabilmente poi di crisi capitalistica come questo, ossigeno ovviamente per l'investimento di capitale in questi settori. Sì, sì, ma lotta di classe che ho detto, sì, prima, sì, era, sì, questo, certo, che stai dicendo tu adesso. Ecco, volevo finire col dire una parola su questo e un'altra sulla prossima volta. Allora, una parola su questo libro che ancora non ho terminato di leggere e che mi ha fatto sorgere diverse idee diciamo collegamenti. Loro parlano, gli esclusi è questo testo qua. Allora, scusa? Chi l'ha scritto? Sono diversi autori, se vuoi guardare. Allora, quello che mi sembra importante che loro dicono, attraverso un'analisi del colonialismo, che fanno una differenza tra colonialismo tradizionale, classico e quello di insediamento, eccetera, che però adesso non tocchiamo minimamente. Loro dicono una cosa che mi sembra essere il nostro presente. È possibile che una parte del capitale non abbia più intenzione di riprodurre la forza lavoro, non ha più questo obiettivo. Allora, questo mi ha fatto... Scusa, non ha più quale obiettivo? Di riprodurre la forza lavoro, nel senso che noi vediamo tutti questi immigrati, il tappezzamento del Mediterraneo, dei crani e degli scheletri di questi
disgraziati che non riescono ad arrivare alle rive, sta a significare una forma, diciamo, autoctona di autoeliminazione. Allora, il capitale vive questo come, e qui lo metto come punto interrogativo, lo lascio alla riflessione di tutti, perché io non ho una conclusione. È una forma boomerang che il capitale ha realizzato, nel senso che lui voleva andare semplicemente a depredare le loro terre, le loro risorse, e si è ritrovato questo impiccio tra le mani, oppure è stato uno degli obiettivi che diciamo dividono in due gli obiettivi del capitale. Uno è la produzione sempre diciamo meno pagata, e qui la crisi sicuramente ha aumentato il processo, che deve essere realizzata attraverso la costrizione massima della forza lavoro a riprodursi nell'ambito di una povertà sempre maggiore. Due, o l'altro obiettivo, è quello dell'eliminazione della forza lavoro spuria, cioè forza lavoro che non sarà mai utilizzabile perché è in eccesso, è troppo in eccesso rispetto all'esercito di riserva, va eliminata. Allora, questa eliminazione che noi vediamo, se pensiamo agli indiani d'America, non ci sembra assolutamente da parlarne, no? Attraverso le forme di genocidio o attraverso le forme di eliminazione, diciamo, tranquilla, di cui non si dà nemmeno notizia perché non contano, ecco, mi sembra importante andare a vedere questa forma di immigrazione attuale, che può essere benissimo una delle forme in cui il capitale non si sporca nemmeno le mani. Sono loro che vogliono venire, e quindi noi possiamo accoglierli nelle modalità che possiamo, oppure gestirne un altro uso vantaggioso se ci riusciamo. Però è una forma attuale di eliminazione di quelli che sono predestinati all'esclusione, alla vita. E questo coinciderebbe con quello che diceva Hayek anni fa, cioè che non è vero che tutti quelli che nascono devono campare. Ma perché? Allora, è pure Malthus. Certo. Beh, c'è sempre qualche precedente. Allora, il discorso che mi sembra importante oggi è da tenere unite queste due cose, perché è possibile che è talmente cresciuta la popolazione mondiale che può darsi benissimo che il capitale finanziario, in termini di concentrazione ormai più che spedita e più che massima, abbia questo doppio obiettivo: a macchia di leopardo qui si produce e qui si deve eliminare. Lo lascio come punto interrogativo. Un'ultima cosa, poi mi sto zitta. Vi ricordo che il mercoledì prossimo, sì, scusami Ermanno, te lo dico, se no poi non trovo più il modo, c'è questa lezione di Haider Khan dell'Università di Denver, Colorado, che non so se tutti avevate sentito, che è una lezione sul capitale globale, crisi e movimenti negli Stati Uniti. E ci saranno anche delle slides. Qui sì, si richiedeva una presenza possibile, insomma, per questa presenza. Sì, sì, sempre lo stesso. Sì, 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 mercoledì prossimo, ecco perché l'ho detto. Io mi sto zitta e do la parola a chi l'ha chiesta. Dai. No, ma c'è il signor Mato. Io volevo solo dire che già la CGE, perché è capitato di leggere negli anni 90, fece degli studi, dove venne fuori, studi fatti seriamente, perché la CGE all'epoca, ma no, anche oggi se ne vuole, sa fare qualche studio, dove si dichiarava apertamente, a livello anche di capitale, che all'epoca, e ti parlo che negli ultimi anni 90, c'era già definiti più di 1 miliardo di persone, definite inutili, non utili né per il consumo,
né per il lavoro, perché erano troppi, definite inutili, che andava sistemata prima o poi questa cosa. Mi ricordo una cosa del genere, ora sarebbe difficile ritornare a arrivare a dire dov'è che non è il problema, discutemmo all'epoca con Stefano, però era già dichiarata apertamente questa figura umana, ma a livello di oltre un miliardo di persone, perfettamente inutile. Volevo solo dire questa cosa. Alessandro, Renato. Non volevi intervenire? Sì, però aspetto, insomma, non è che... Non lo so, fate voi. Allora, mi pare che questa discussione sia molto interessante, perché mi pare che stiamo riallacciando, ricollegando tutti i temi che abbiamo discusso in queste lezioni. E quindi mi sembra che stiamo facendo un po' un bilancio di quello che abbiamo appreso. Sicuramente io sono d'accordo con la riflessione di Carla, che dice che una parte del capitale non è interessato alla riproduzione di una parte del genere umano, sicuramente. E a questo proposito penso che posso citare un saggio che ho già in altre occasioni citato di Alain Badiou, il quale dice che ci sono attualmente nel mondo, quindi non solo in Europa, in Africa, ma nel mondo, circa 3 miliardi di persone che si stanno muovendo, spostandosi alla ricerca di condizioni di vita migliori. E naturalmente in questo processo muoiono, vengono ammazzati, torturati, come succede per esempio a Ciudad Juárez in Messico, eccetera, eccetera. Questo discorso io lo ricollego al discorso che è stato fatto sul femminismo la volta precedente, cioè nel quale si lamentava che tutta una serie di servizi che prima esistevano, consultori, eccetera, eccetera, sono praticamente scomparsi. E questo, io avevo cercato anche di dirlo l'altra volta, ma forse non mi ero spiegata bene, che cosa sta a significare? Che il nostro sistema capitalistico non ha interesse a che noi donne ci riproduciamo, perché a questo punto è inutile che le donne europee si riproducano dal momento che arrivano milioni, centinaia di migliaia di immigrati, i quali verranno a sostituire la forza lavoro. Quindi sicuramente c'è questa tendenza che poi si riallaccia appunto alle correnti settecentesche, Malthus, eccetera, eccetera. Un'altra cosa che vorrei dire è a proposito del tema della coscienza. Allora, Renato giustamente diceva, la coscienza non c'è perché non c'è il partito politico, però in questo modo non fa altro che spostare la domanda, perché allora noi ci dobbiamo chiedere, ma perché non c'è il partito politico? Cioè non è che si risolve, e quindi dobbiamo analizzare, secondo me, per quello che io capisco, le condizioni di vita delle masse popolari che impediscono la formazione del partito, perché il lavoro è frammentato, c'è stata la delocalizzazione, la grande industria. Io poi non sono un economista, quindi dico queste cose così un po' orecchiate. Le grandi infrastrutture industriali sono scomparse, eccetera, eccetera. C'è il lavoro a chiamata, e poi lo vedo con i miei studenti, che sono tutti frammentati, atomizzati, quindi è impossibile l'assemblaggio, la coagulazione. Ma voglio fare un'altra osservazione su questo e concludo. Sia Marx ed Engels che è sempre dimenticato come propaganda nel manifesto, che anche Lenin, sottolineano che la classe operaria da sola può arrivare a delle rivendicazioni di carattere diciamo tradunionistico, sindacalistico, ma c'è sempre bisogno degli ideologi borghesi,
i quali sono riusciti attraverso i loro studi a ricostruire il complesso dinamismo della storia. Quindi quello che volevo dire, perché avevo citato una spiglia, che la questione della mancanza di coscienza non è riconducibile ad un unico fattore, ma scaturisce da un complesso articolato di fattori differenti. Renato o Marco? Prima Renato, poi questo. Dai. Bene, Lenin non dice che servono gli intellettuali borghesi, ma dice che serve il partito rivoluzionario, quindi è proprio, è completamente sbagliato, cioè non è una questione di intellettuale borghese, anzi c'è la riflessione importantissima di Gramsci sull'importanza dell'intellettuale organico, perché Gramsci mostra come storicamente, proprio perché i lavoratori non erano in grado di produrre degli intellettuali, e quindi si facevano guidare dagli intellettuali borghesi, nei momenti determinanti dello scontro di classe gli intellettuali borghesi regolarmente tradiscono e tornano nella classe di appartenenza. E questo spiega Gramsci il motivo, per cui è una cosa che vediamo costantemente, no? Cioè i parlamentari del partito presuntamente rivoluzionario che stanno sempre nei momenti decisivi passano dall'altra parte, insomma. E quindi la cosa essenziale, dice Gramsci, è creare degli intellettuali di tipo nuovo che siano espressione, perché provengono dalla stessa classe operaria. Cioè, questa è la scommessa, non ricorrere agli intellettuali borghesi, perché così ci condanniamo a ripetere gli errori del passato. Forse però Alessandro non intendeva borghesi, comunque. Ha detto così. Comunque va bene. Poi l'altra questione, non è vero che il partito non c'è perché ci sta la precarietà, eccetera, perché pure nell'Ottocento c'era una situazione di precarietà forse ancora peggiore di quella attuale, e lì però il partito si è costruito, anzi si era costruito addirittura l'Internazionale, perché poi l'obiettivo non è neanche il singolo partito, ma è ricostruire l'Internazionale, cioè. Questo poi è il punto fondamentale. E non è che al tempo di Marx, quando si è costruita la prima internazionale, c'erano delle condizioni oggettive più favorevoli di quelle attuali. Anzi, c'erano condizioni più sfavorevoli. Perché? Perché non c'erano esempi storici. Si pensava che fosse una pura utopia, senza contare che c'era un livello di istruzione molto più basso di quello attuale, cioè la classe operaia non sapeva né leggere né scrivere, cioè la classe operaia, la classe dei lavoratori generalmente sapeva stento leggere e scrivere, cosa che oggi, oggi non è così. Quindi diventa semplicemente una giustificazione dire che dipende, diciamo, da un destino crudele o da un'oggettività. Lì c'è una questione di volontà, cioè se uno ci si vuole mettere, oppure insomma si può inventare qualsiasi scusa, insomma, però secondo me così non ne usciamo fuori, ecco. Per quello che riguarda la cosa che diceva Carla, cioè io non credo che l'orario non c'è, cioè vabbè, poi lo dicevi pure te stessa, non è che l'orario non c'è più, cioè semplicemente che è nascosto dal capitale proprio perché vuole impedire la lotta per la riduzione dell'orario di lavoro, cioè, questo è il punto. Però non è che noi dobbiamo accettare questo e quindi non facciamo più la lotta per l'orario di lavoro, perché così li abbiamo vinta. Noi dobbiamo fare una lotta contro il cottimo e contro tutte queste forme che nascondono lo sfruttamento, cioè non è che possiamo accettarlo e dire allora non lo facciamo più questa cosa semplicemente perché il capitale non ce la vuole far fare. No, noi la dobbiamo fare proprio perché il capitale giustamente non ce la vuole far fare, non è che un'altra cosa. Per quello che riguarda cioè per ritornare un secondo rapidissimamente, poi c'è però molto interessante la questione che dicevi sul capitale che non è interessato. Ma Marx dice che il singolo capitalista non è mai stato interessato, tant'è che nel Capitale scrive costantemente che se non interveniva lo Stato, i capitalisti massacravano tutti i lavoratori, perché il capitale, spinto dalla sua sete di profitto, cioè, tende a farli morire di fame, tende a sfruttarli 24 ore su 24, e quindi è sempre stato, diciamo, lo Stato a dover intervenire, per esempio per bloccare lo sfruttamento eccessivo dei bambini, perché poi non si riproduceva, e quindi è questa la situazione. Poi la questione si lega in secondo luogo
alla questione della sovrapproduzione, cioè c'è la sovrapproduzione è generale, non è, cioè è in primo luogo sovrapproduzione di capitale, ma è poi sovrapproduzione anche della forza lavoro che è una merce, come le altre merci, e anche questa è sovrapprodotta, e quindi anche questa, come le altre merci, per rilanciare la produzione va distrutta. Questo mi pare lo diceva pure Gianfranco Palla quando parlava della guerra, da questo punto di vista, cioè della necessità di distruggere tutta la sovrapproduzione e quindi anche la forza lavoro in quanto merce. In terzo luogo, in realtà questa roba, cioè questo modo di trattare gli extra comunitari cosiddetti, è esattamente quello che hanno fatto sempre negli Stati Uniti, per esempio con i cinesi, eccetera, cioè creare sostanzialmente una parte dei lavoratori in condizioni così terribili, sostanzialmente di schiavitù, per riprodurre la plebe, cioè per riprodurre il fatto che il lavoratore non si sente più quello che non ha nient'altro da perdere se non le proprie catene, perché sotto c'ha l'extra comunitario, cioè questa è la logica che c'è dietro, quindi essenzialmente non è una cosa irrazionale, cioè c'è una logica precisa, che è quella appunto di eliminare, diciamo, cioè di far retrocedere il proletariato come classe potenzialmente rivoluzionaria alla plebe, che non era rivoluzionaria proprio perché c'aveva gli schiavi sotto, e proprio per questo è essenziale per superare questa difficoltà combattere contro il razzismo, cioè questo è proprio è per l'unità della classe, a prescindere insomma da tutte queste differenziazioni che il capitale introduce, insomma. Io sulla questione dei lavoratori immigrati la penso molto come Renato, sottolineerei come poi anche se andiamo a vedere l'Italia ultimamente, da quello che so io, sono di più le uscite dei lavoratori piuttosto che gli ingressi, se si considera anche l'immigrazione dei giovani italiani in giro per le varie parti del mondo, dai dati che ho io. Per cui concordo molto con la visione che ha lui su questo. Altre due cose che volevo dire sulla questione del reddito, invece la penso molto come Domenico. Mi sembra sinceramente un po' queste cose, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, cioè invece che dividersi i pesci che ci sono, pensi che li moltiplichiamo così dal nulla, cioè poi dopo bisogna vedere da dove viene questo diciamo extra in più, chi lo mette lo paga il lavoro e quindi una ridistribuzione da parte dei lavoratori della quota salario fra le singole, diciamo, individui, o invece una cosa che te riesci a strappare alla tua controparte. Però a questo punto perché non chiedi più salario, riduzione dell'orario di lavoro e di conseguenza quindi se devi fare battaglia controparte deve essere chiaro, la questione fondamentale è quella del salario e della riduzione dell'orario di lavoro. Anche qua la penso molto come Renato, fra l'altro vorrei sottolineare che questi settori dove predominano dei rapporti di tipo cottimo, che comunque sono estremamente antichi, mi rimane impressa la frase che diceva un compagno, che suo nonno lavorava in miniera e la pala gliela davano in affitto le cose, nel senso anche gli strumenti, per esempio c'è stata la cosa di Adesia tempo fa che gli affittavano la postazione di lavoro, per cui non mi sembra sostanzialmente delle cose nuove. Inoltre vorrei sottolineare che l'aspetto della maggiore ottimizzazione mi sembra che riguarda essenzialmente i settori del terziario, che non sono poi il reale settore dove si determina realmente lo scontro di classe, perché il vero sottolineare è il settore produttivo, non è il settore dei servizi, per quanto sono tutti gli effetti dei lavoratori produttivi, anche quelli che lavorano nel settore dei servizi, in quanto, come diceva Galloni, producono comunque un plus valore per il capitale. Però il settore comunque che alla fine determina le sorti del sistema, secondo me rimane quello produttivo, cioè
quello centrale, la produzione proprio di merce, non tanto dei settori legati alla distribuzione o dei servizi, a mio modo di vedere, nel senso. Per cui potete vedere pure quello, nel senso non è deve essere tutta la classe operaia che è in lotta, deve essere quella sui settori centrali dell'economia, a mio modo. Io però non vorrei sintetizzare tutti i vostri interventi perché sono stati molteplici in tutte le direzioni. Provo a dire qualcosa qui e là, però cioè non lo so se Stefano abbia effettivamente detto che il terziario era produttivo. No, lui parlava di lavoratori produttivi, loro diceva il terziario è per definizione un settore esiste quando c'è il settore produttivo, non è che esiste. Oggi non volevamo toccare il lavoro produttivo e improduttivo, in ogni caso il discorso diciamo della difficoltà di definire quello che avevamo detto insomma come obiettivo, un programma minimo, ecco, in qualche modo ne avete espresso tutti quanti l'esigenza. Il programma minimo è proprio questo, cioè avere la capacità di individuare dei punti di forza, di lotte, diciamo, che possano essere praticabili, perché poi il discorso è qui. Quando c'è stato un attacco così forte che ha disgregato in tutte le forme materiali, forse anche mentali e soprattutto diciamo di conoscenza da parte dei lavoratori di quali sono le condizioni che possono in qualche modo essere recuperate come forma di vita decente. Allora, noi stiamo qui per un fattore di conoscenza e quindi è questa la coscienza che bisognerebbe maturare. Chiaramente il partito, chi lo sa se è la forma partito che è possibile ripristinare, in questo senso dicevo lasciamola come punto interrogativo, perché questa formazione diciamo che il capitale ha determinato proprio un po' qui un po' là all'interno di una divisione del lavoro coercitiva in cui c'è chi lavora e chi non, chi lavora in una direzione super utilizzato e chi invece viene sottopagato e in qualche modo inferiorizzato al punto tale che non riesce nemmeno ad avere la cognizione di un livello di vita che potrebbe ancora così richiedere con forza attraverso le lotte, ma lotte sociali. Proprio quell'elemento di disgregazione sociale che è stato realizzato è la disgregazione della coscienza e non è un fattore psicanalitico, è un fattore di conoscenza delle condizioni oggettive del proprio nemico di classe, che se non si ha e non si riesce a lottare, perché quello che diceva prima Renato a proposito del centro sociale era per l'appunto una mancanza di conoscenza di ciò che andava richiesto non per la propria vita individuale, ma per una vita collettiva che andava in qualche modo ricompresa, riorganizzata e riunita all'interno di una battaglia possibile. Allora, io credo che sia questo l'obiettivo che ci dobbiamo porre, cioè recuperare una coscienza oggi, perché dicevo dobbiamo tenere insieme questi concetti di salario come relazionalità in termini di subalternità, perché da qui noi non possiamo uscire, è la nostra condizione di esistenza, o accettiamo di vendere la nostra forza lavoro e di essere salariati oppure nemmeno campiamo. Però all'interno di questa subalternità ricostruire le forme di solidarietà possibile, di riorganizzazione possibile di quello che è stato distrutto, perché parlavo prima delle forme tribali
degli indiani americani o degli aborigeni, perché lì il livello culturale, il livello materiale di esistenza, il livello di organizzazione sociale, tutte le forme di coesione erano state distrutte scientemente proprio per la realizzazione di un dominio che doveva insediarsi al loro posto, e quindi l'eliminazione fisica o l'eliminazione semplicemente da un punto di vista istituzionale è stato il meccanismo che ha realizzato l'obiettivo. Allora, che noi siamo sempre in risposta a quello che il dominio ci prospetta è ovvio, però che questa risposta possa essere cosciente e non scoordinata è l'obiettivo che ci stiamo proponendo. Quindi l'obiettivo di capire che dobbiamo lottare per i servizi sociali, dobbiamo lottare per una salarizzazione che deve essere ricompresa, altre volte ho detto anche ricompresa all'interno degli occupati e disoccupati o inoccupati. La disoccupazione non esiste, esiste la inoccupazione determinata dal capitale, perché la disoccupazione è il termine ideologico che ci vogliono far praticare, perché significherebbe etimologicamente una cattiva occupazione, una mala occupazione. No, è proprio l'inoccupazione come obiettivo che il capitale esercita come lotta di classe. Allora, o noi capiamo questo e non è la disgrazia che ci cade dal cielo come il temporale o il terremoto, ma è un obiettivo sociale che viene realizzato appositamente come l'inflazione programmata. Ma che è l'inflazione programmata? È scrivere a tavolino: adesso gli aumentiamo il prezzo del pane così questi possono comprare di meno e sono più ricattabili. Questo è quello che noi dobbiamo recuperare nella nostra coscienza sociale, che poi questo si riesca a realizzare all'interno di una forma partito o di una forma più elastica socialmente, questo in questo momento non lo sappiamo. Vorrei che fossimo duttili da questo punto di vista, perché può darsi che possiamo andare incontro a delle forme di organizzazione che in questo momento non ci si presentano chiare, ma che possono essere efficaci proprio per lottare con questa capacità riorganizzata che il capitale ha di abbattere ogni ostacolo che ci si presenta. Gli scioperi o le mobilitazioni del sindacato CGIL che in questi giorni sono state fatte sono ben vengano, per carità, ma sono efficaci in termini di risultati, in termini di ottenimento? È questo il punto che noi dobbiamo capire. Che rapporto c'è tra lo sciopero che noi facciamo e la realizzazione dell'efficacia dello sciopero all'interno delle istituzioni? Se questo collegamento non avviene, lo sciopero è una passeggiata al sole o no, a seconda. Il discorso quindi anche di difendere lo sciopero, ma certo è lì l'obiettivo primario dell'attacco di classe, però è valido ancora in tutti i casi? Ecco, questi interrogativi ci dobbiamo porre. Lottare per il diritto di sciopero, ma non ci piove, è ovvio. Però capire anche che se noi non riusciamo a ristabilire il contatto con il risultato dello sciopero, una manifestazione grande deve avere un effetto all'interno delle istituzioni, altrimenti cosa accade? Nulla. Ed è quello l'attacco forte che il capitale ha realizzato, l'interruzione di ogni rapporto. Ogni sciopero è a sé e ogni punto di lotta è stato separato con un cordone sanitario rispetto agli altri. Questo è stato realizzato con la connivenza dei sindacati. Allora, il discorso è questo. Noi siamo veramente in un punto di difficoltà enorme e la nostra coscienza deve riacquisire questa forza, ma questa forza senza capire questi nodi è una forza che può essere casuale. Ecco, io più di questo non riesco a dire, forse troppo poco. Grazie per tutti gli interventi che avete fatto, siete grazie stati oggi splendidi. Grazie a te per chi ce l'ha.
comunque alcuni. Tutto materiale.